Ciao a tutti ragazzi, torniamo a parlare di tende oggi, nel particolare oggi vediamo la Ferrino Pilier 2 una tenda molto particolare, forse la tenda più prestazionale della linea d'alta gamma di Ferrino infatti qua parliamo delle tende High Lab, quelle di Ferrino pensate per l'alta quota è una tenda veramente particolare, vi consiglio di guardare il video perché con questa tenda possiamo capire tanto anche delle strutture delle tende, di come sono fatte oltre che naturalmente a parlare in sé della pillier Ci tengo a fare una piccola precisazione però, in questo video andrò a utilizzare dei termini un pochino tecnici. Se non li conoscete o semplicemente se siete interessati alle tende eh, come argomento un pochino più generico, vi lascio qua in alto a destra il video che ho realizzato, la guida all'acquisto sulle tende da trekking, così lì potrete togliervi tutti i dubbi sui termini tecnici e sulle varie tipologie di tende. Ma iniziamo subito con questa recensione montando la tenda. di vedere la tenda nella sua parte interna e esterna due parole sul sistema di montaggio perché c'è una cosa che mi è piaciuta molto e una cosa che non mi è piaciuta partiamo dalla cosa che non mi è piaciuta per collegare il telo interno col telo esterno e soprattutto tirare il telo interno noi troviamo eh, qua nella parte bassa dei ganci come questo qua che vanno messi qui dentro in queste fettucce dove ci stanno i tiranti quindi in questo modo andando a inserire la fettuccia all'interno di questo gancio, il telo interno così viene tirato. Il problema che ho riscontrato è che io, questa tenda l'ho montata un po' di volte, tutte le volte in cui vado a tirarla fuori dalla sacca e a montarla, questi ganci sono staccati, quindi devo perdere tempo nell'andare a riattaccarli e soprattutto se picchetto prima la tenda dimenticandomi di attaccare i ganci, devo poi togliere. I picchetti per poi per andare a riattaccare i ganci perché altrimenti se la picchetto prima la picchetto più grande di quello che la tenda dovrebbe essere. È un mezzo problema, cioè l'avrebbero risolta molto facilmente davvero magari facendo in un altro modo questo tipo di gancio. Però io ogni volta perdo all'incirca un minuto nel controllarli tutti e andare a tirarli tutti perché ce ne sono 8 se non ricordo male, e il 70% tutte le volte sono staccati. L'aspetto che invece mi ha convinto molto è che i pali praticamente da una parte sono smussati, eh, non hanno da entrambe le parti la possibilità di poterlo agganciare, ma da una parte sono smussati. Questo mi permette di poterlo inserire all'interno e innanzitutto non si, non si incastra, quindi va via liscio fino alla fine. E quando arriva alla fine lui si blocca da solo, dall'altra parte è chiuso, così io posso montare la tenda da solo e molto velocemente. Ora che la tenda è montata, iniziamo a vedere un attimo le sue parti esterne, ci facciamo un bel giro attorno alla tenda. Venite pure con me, allora, vabbè, picchetti. Una cosa che voglio farvi vedere: dei picchetti. Ehm, praticamente adesso ne tolgo uno, così potete vederlo anche voi. Eh, se avviciniamo un attimo la camera, potete vedere che l'asola dove si vanno a infilare entro in i picchetti è molto molto grossa. Cioè, non sono le singole asole come le abbiamo visto, ad esempio, sulla Ferrino Grit sono asole molto grosse perché qua dentro eh, è pensato che ehm, ci possiamo infilare oltre che il singolo picchetto anche uno sci o una piccozza, soprattutto gli sci perché questa tenda è pensata anche per farci sci alpinismo volendo adesso vado a reinserirlo qua dentro così la tenda sta bella tirata e iniziamo veramente il tour attorno alla tenda eh, come prima cosa troviamo un po' di tiranti da questa parte mi piace il fatto di questi tiranti che praticamente noi abbiamo un tirante singolo proprio da tirare, ma avendo questa cordicina possiamo andare a tirare la tenda in due punti diversi. E comunque, eh, beh, poi nelle cuciture ne parliamo, anche qua fuori sono fatte veramente molto bene. Poi da questa parte iniziamo con le varie aperture per evitare la condensa. Qui abbiamo la prima apertura eh, che beh, si apre tranquillamente, poi le, le vedremo anche da dentro naturalmente. Continuando, qui abbiamo vabbè, il palo, come avete visto, portante della struttura per andare ad allargarla. Eh, naturalmente sono fatti di colori diversi i pali, in modo tale da poter capire qual è la struttura X e qual è il palo invece per allargare la tenda, e anche qua, come potete vedere, la fettuccia in questo caso è rossa. Continuando, vabbè, qui abbiamo un altro cordino da poter tirare per andare a stabilizzare la tenda, ma abbastanza liscia come parete, qui abbiamo. Sulla parte posteriore, eh, tre punti dove andare a picchettare la tenda in modo tale da tenerla bella ferma, e anche qua allo stesso modo abbiamo lo stesso cordino che abbiamo trovato davanti, composto da due parti attaccate alla tenda e un cordino singolo. Eh, poi, naturalmente, questi qua sta a noi andare a tirarli. Nella parte posteriore, anche qua con la sua cerniera, che la cerniera mi piacciono perché poi vedremo se possono aprire anche dall'interno. Troviamo un'altra camera, un'altra finestra dove poter fare uscire l'umidità. E anche questa parte, poi, per il resto è abbastanza liscia come parete. Continuando, la tenda praticamente è simmetrica: ovvero, troviamo anche di qua i tre cordini come dall'altra parte, con i due a doppio punto di ancoraggio e quello singolo in centro. Il palo centrale per andare ad allargare la tenda, aumentarne la stabilità. E infine il cordino davanti. Per quanto riguarda la parte frontale, eh, qui troviamo anche una piccola, come vogliamo chiamarla, grondaia, una specie di sottotetto, eh, in modo tale che quando adesso io andrò ad aprire la tenda eh, l'acqua non entri all'interno. Anzi, magari apriamola già la tenda. Qui vado ad aprirla, naturalmente ci sono i velcro, come potete sentire. Ci sono i velcro per andare a diminuire la pressione sulla cerniera, e evitare che si rompa. Ce ne sono anche abbastanza, però si trovano solo in questa parte. Io vado ad aprire la tenda, fino su in alto. Beh, non Avete notato sicuramente anche la finestra, questa qua, che è sempre comoda eh, per poter guardare le condizioni atmosferiche all'esterno senza dover aprire la porta. Io vado a raccoglierla, la nostra porta e qui ci sono naturalmente i singoli nastrini per poter andare a, a richiuderla uno e anche questo qua e due e come vi facevo vedere questa tettoia piccola tettoia ci serve perché se la, dato che la porta è molto grossa la porta praticamente termina qua per intenderci in questo punto qua appena sotto il palo se non ci fosse stata questa parte eh, ci sarebbe stata possibilità che l'acqua potesse entrare, noi così possiamo tenere anche un pochino aperta la, la porta sul davanti magari nella parte superiore e se dovesse piovere l'acqua scenderebbe eh, evitandoci naturalmente che questa possa entrare all'interno è una soluzione molto geniale, molto studiata bene eh, perché ci dà modo di poter, come dicevo, tenere aperta la porta e aumentare l'areosità per evitare la condensa Prima di entrare all'interno della tenda, voglio farvi vedere come è costituita la tenda, in tutte le sue parti. Quindi vado un attimo ad aprire questa sezione, eh, giusto la tolgo, così che possiate vedere. Eh, questa si può anche aprire completamente, e qua c'è il suo cordino per andare a fissarla, volendo. E comunque stavo dicendo che, eh, come potete vedere, avvicinandovi, la tenda è doppio telo, infatti si vede la camera interna e la camera esterna. La camera interna, oltre a non avere praticamente zanzariera, ha anche un trattamento contro l'acqua. Non è praticamente impermeabile, però se la condensa che si forma qua ci cade sopra, questa scivola giù e non si impregna o non entra. Beh, a questo punto, visto che abbiamo visto praticamente tutto l'esterno, possiamo entrare all'interno della tenda. La apriamo... Anche questa apertura molto grossa, eh, davvero la tenda è bella grossa. E anche l'apertura, vado un attimo a farla su. E in questo caso non troviamo i laccetti, ma qua dietro, poi dopo ve lo faccio vedere, c'è una sacca dove andare a riporla. Quindi è fatto in un modo diverso. però come potete vedere, sballonzola un po' questa qua quando lo si va anche a inserire dentro. Entro all'interno della tenda, ok. Beh, intanto, innanzitutto, se Staccato questo cosino qua che lo riattacchiamo un attimo e visto che ci siamo iniziamo a parlare magari di questa apertura qua sopra. Come potete vedere qua c'è una rete attaccata con quattro ganci che si può togliere quindi non è obbligatorio tenerla così possiamo diminuirne il peso. E qua sopra possiamo andare a riporre degli oggetti. C'è anche un gancio per andare a riporre una luce e mi piace il fatto che ci sia anche una zip in modo tale da poter inserire gli oggetti non solo sopra ma anche all'interno. Proprio della retina, che così siamo sicuri che non cadono e non li perdiamo. Un aspetto che mi è piaciuto veramente tanto di questa tenda sono le tasche: questa tenda è veramente piena di tasche. Cioè, ve ne faccio vedere: qui ne troviamo ad esempio una, bella, bella grossa. Qui un'altra, poi qui ne abbiamo altre due. Qua ci, vale, ci sono tutte le istruzioni con uh, tutti i vari warning messi da Ferrino, e qui ne troviamo un'altra ancora. E siamo già a quattro esattamente uguali identiche da quest'altra parte quindi una, due, tre e quattro quindi praticamente abbiamo otto tasche sulle parti laterali ma non solo perché nella parte alta qua abbiamo anche una taschina ulteriore da una parte e una dall'altra cioè praticamente tra tasche laterali Taschine ne abbiamo 10, più la possibilità di andare a mettere la roba sopra. Quindi davvero qua dentro ci sta tantissima roba, cioè possiamo utilizzarla come mini casa volendo. Un aspetto ulteriore che mi è piaciuto molto di questa tenda sono eh, le aperture verso l'esterno. Vi spiego meglio, come potete vedere, magari lo faccio, lo faccio vedere in questa qua dietro: noi possiamo andare ad aprirla anche all'interno, cioè non per forza dobbiamo stare all'esterno. Questi si aprono dall'interno e troviamo la zanzariera eh, per evitare che entrano insetti e questo mi è piaciuto molto perché oltre possiamo aprire anche la zanzariera quindi a questo punto riusciamo ad arrivare anche ad aprirla esternamente quindi noi per poter aprire e chiudere non dobbiamo per forza uscire all'esterno e questo è un aspetto molto positivo visto e considerato che comunque parliamo di una tenda da utilizzare eh, in ambiente di alta alta montagna questo aspetto delle singole finestre, oltre a trovarlo, qua lo troviamo anche sulle due finestre laterali che abbiamo. Quindi vi faccio vedere quest'altra quest parte che si apre a X, infatti, qua c'è un sacco di cursori e cerniere, e come dicevo, abbiamo la retina da poter ulteriormente aprire. E qui arriviamo all'apertura esterna. Che, come prima non l'ho aperta apposta, come potete vedere, in questo momento è chiusa. Io vado a prendere la cerniera, riesco ad aprirla, a mettere. La, 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 la stina, e come potete vedere, adesso è aperta. E io ho fatto tutto questo dall'interno della tenda, quindi senza dover uscire. Adesso che abbiamo visto un po' tutti i gingilli che troviamo all'interno della tenda, passiamo un attimo a parlare di numeri. Questa tenda ha un catino che supporta 8000 colonne d'acqua, 8000 mm d'acqua. Parliamo di un poliestere 70D, bello rinforzato. E mi è piaciuto soprattutto per come Ferrino ha rinforzato le cuciture. Vi faccio vedere, prendo ad esempio questa cucitura qua. Guardate, oltre alla cucitura singola che è termosaldata, come ha aggiunto anche tutta una parte praticamente di doppio tessuto per essere sicuri che non si vada a strappare. E questa è una parte. Prendiamo un'altra cucitura. Prendiamo quest'altra cucitura che corre per tutta la tenda in longitudine. Come potete vedere abbiamo una doppia cucitura più la termosaldatura, cioè veramente penso che queste cuciture non si romperanno mai per nessun motivo. E visto che parliamo di numeri, continuiamo, come vi dicevo, vabbè, questo qua è sempre poliestere nella parte esterna, eh, come vi dicevo prima è idrorepellente, quindi nel caso eh, si formi condensa all'esterno questo lo fa scivolare senza tanti problemi e per il telo esterno invece abbiamo un poliestere diverso, non è un 70 ma è un 50, un pochino meno resistente e infatti le colonne d'acqua non sono più 8.000 ma sono 4.000 comunque 4.000 basta e avanzano eh, senza tanti problemi anche in condizioni molto cattive ma come si sta all'interno di questa tenda? lo spazio c'è, ce n'è tanto, davvero tanto, io adesso vado a sdraiarmi eh, vabbè tenuto conto che non ho un materassino in questo caso però vado a sdraiarmi io sono sempre alto 1,90 m e se vado a mettermi praticamente con i piedi attaccati sotto, vediamo un po', e mi avanza, probabilmente un 10 cm mi avanzano. Quindi, sì, diciamo che ci si sta una persona, forse 1,90 m è il limite, considerato che poi col materassino ci si alza. E diciamo che forse 1,90 m è il limite: due metri la vedo già un pochino dura come altezza della persona. E poi comunque ci si sta benissimo in due perché noi abbiamo, ci abbiamo dormito in due con due matrassini da 50 cm l'uno e lo spazio c'è, non c'è nessun problema. Anzi avendo questa forma non proprio rettangolare ma che si apre in questi due punti a metà eh, resta sempre anche un pochino di margine tra il sacco a pelo e la tenda per andare ad aggiungere del materiale o lasciarci qualcosa. Come avete sicuramente potuto vedere questa tenda all'interno praticamente non ha zanzariera, eh, se non nella porta come vedremo dopo. Praticamente questa tenda è pensata per resistere al vento, anche a venti molto molto forti e non avendo zanzariera all'interno, anche se questa tenda viene colpita da traffiche veramente forti, eh, non entrerà all'interno, quindi non avremo il problema di sentire freddo o comunque la temperatura all'interno se fuori c'è vento sarà un pochino più alta. E questo è un aspetto molto importante delle tende d'alta quota, perché mentre le tende da trekking l'importante è che siano leggere e che siano areose in modo tale da non avere condensa, quindi l'importante in una tenda d'alta quota è che non entri il vento all'interno, che ci tenga al riparo nel miglior modo possibile dalle intemperie. Altro aspetto che mi è piaciuto è la possibilità, una volta che abbiamo la tenda chiusa, di poter andare ad aprirla e praticamente avere solamente la zanzariera, quindi andare a eliminare il tessuto antivento, così da poter aumentare anche la della tenda. Restando a parlare un attimo di vento e di prestazioni d'alta quota, come potete vedere questa tenda è praticamente stretta ma lunga e soprattutto si va a chiudere all'indietro, nel senso è rastremata nella parte posteriore. Questo particolare la rende una tenda davvero adatta a fronteggiare il vento, quindi per alta quota oppure spedizioni in Alaska, Antartide, luoghi anche molto ventosi. Penso che questa tra tutte le tende del catalogo di Ferrino sia quella che va a fronteggiare nel miglior modo il vento. Quindi se state cercando una tenda dove andare in posti molto molto ventosi, quale può essere anche l'Islanda, mi viene in mente questa sicuramente è un'ottima opzione perciò tiriamo le conclusioni su questa Ferrino Pilier 2 allora è una tenda che mi è piaciuta davvero davvero tanto è una tenda come dicevamo d'alta quota quindi non la consiglierei mai per il trekking anche perché il peso è abbastanza elevato parliamo di una tenda che pesa 3,5 kg e questo il peso naturalmente è rapportato alle prestazioni ad esempio, non avendo all'interno praticamente zanzariera, ma solo tessuto, naturalmente la tenda peserà di più. Però le prestazioni di questa tenda sono indiscutibili. Cioè, questa tenda è stata utilizzata da alpinisti esperti per andare a fare spedizioni sull'Everest come tenda da portarsi dietro per i campi avanzati. Quindi, cioè, che dire, le prestazioni veramente sono indiscutibili di questa tenda. Però oltre al difetto che abbiamo visto all'inizio ve ne segnalo un altro che riguarda la eh, sacca che, con la quale si mette la tenda. Praticamente la sacca eh, non si apre per la parte longitudinale ma si apre solo nella parte alta e questo quando dobbiamo andare a inserirla rende l'inserimento abbastanza difficoltoso. Eh, però vabbè diciamo che bisogna prenderci un po' la mano. All'inizio fidatevi, vi ci vorrà un po' di tempo per riuscire a reinserirla dentro ma Poi, prenderci la mano, io all'inizio ci mettevo sui 10 minuti solo per riuscire a inserirla dentro, alla fine in un minuto e mezzo me la sono cavata. Perciò vi consiglio questa tenda? Assolutamente sì, dipende naturalmente l'utilizzo che ne dovete fare, io in questo caso utilizzerei solo per alpinismo, scialpinismo e spedizioni. Non pensate assolutamente di acquistarla per il trekking, anche perché ha un prezzo eh, non proprio banale. Questa tenda sul sito di Ferrino la si trova, se non ricordo male, 620€, euro. online magari anche a qualcosa meno su 500, però capite che è un prezzo veramente alto ed è giustificato solamente se andiamo in, po in determinati posti del pianeta dove abbiamo bisogno di queste prestazioni. Detto ciò ragazzi, io ne ho speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo. Ciao!